Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come duplicare lo schermo del nostro PC per usare Adobe Premiere, in modo da avere la timeline in un monitor e il video finito praticamente nell'altro monitor. Quindi passiamo all'altra telecamera e vi faccio vedere come si fa. Allora, questo è il nostro Premiere praticamente aperto. Come vedete, io adesso ce l'ho solo in una schermata. E diciamo che ci sono due modi per poterlo fare. Il primo è: o andiamo qui dove c'è appunto la nostra preview, schiacciamo su queste tre levette, facciamo disancora pannello, lo prendiamo e lo spostiamo su in modo da averlo qui, però diciamo che risulta scomodo perché qualora io tipo dovessi andare a fare una maschera, tutte le volte dovrei andare su questo monitor per interagire, poi tornare di qua e fare il resto. Quindi la soluzione che di solito uso io, adesso ripristino il mio spazio di lavoro, la soluzione che uso io di solito e che di solito comunque si usa per la maggiore è questo. Andiamo in Premiere Pro, preferenze, e andiamo in riproduzione. Si aprirà questa schermata. Noi andiamo a selezionare praticamente i nostri due monitor, monitor 1 e monitor 2. Facciamo ok e come vedete questo ce lo lascia qui, in modo che in qualsiasi momento possiamo andare a interagire comodamente qui la nostra preview, mentre qua di sopra abbiamo il monitor praticamente col video in uscita finito, in modo da averlo più grande e riuscire a vedere meglio insomma quello che stiamo facendo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial molto semplice e veloce, però visto che qualcuno me l'ha chiesto ho voluto farlo vedere. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!